Amici di Battista 70 Phone, oggi vi presento il nuovo TomTom Go 5100 da 5 pollici. Esiste anche la versione 6100 da 6 pollici, ovviamente. Per quanto riguarda questo modello, il prezzo è di circa 300 euro, 330, poi dipende da dove lo prendete. Possiamo già leggere alcune caratteristiche interessanti qua. 5 pollici, pinch to zoom, quindi possiamo zoomare la mappa col pinch to zoom oppure col doppio tap. Le mappe sono a vita, quindi potete aggiornare le mappe e scaricare le mappe di tutto il mondo, World Maps, sempre. Ci sono circa 4 aggiornamenti annuali. In alcuni posti sono previste le mappe in 3D, quindi vedrete i palazzi e qualcosa e quant'altro. Molto interessante è previsto il servizio Lifetime per gli speed cams, e purtroppo ce ne sono parecchi in giro. TomTom Traffic incluso, Lifetime Traffic, quindi traffico a vita, SIM e data included. In questo modello è inclusa una SIM dati con servizio roaming illimitato, quindi anche qui potete utilizzarlo in mobilità senza nessun tipo di problema. Poi un'altra cosa importante è il servizio MyDrive, che è praticamente nuovo. C'è l'applicazione MyDrive Connect, vi connettete, scaricate gli aggiornamenti, tutto quello che volete e potete pianificare direttamente dallo smartphone, dal tablet, dal PC. Io l'ho appena scaricato sul mio PC Windows, l'applicazione, e pianificare i percorsi ed inviarli direttamente al vostro TomTom Go. Di conseguenza, se dovete pianificare un percorso, vedete ci sono dei lavori in corso, lo vedete direttamente sull'applicazione, potete pianificare un percorso alternativo direttamente dal computer ed inviarlo al vostro TomTom Go, di modo che quando salite in macchina siete già pronti per viaggiare ed avete già pianificato il vostro percorso. Devo dire che è davvero molto semplice, intuitivo e facilissimo da utilizzare. Andiamo ora a vederlo. Qui abbiamo il nostro bellissimo Go. Dopo vedremo un po' come funziona. Intanto si è già acceso, avevo già pianificato delle mappe. Andiamo a vedere cosa c'è nella confezione. Abbiamo una manualistica in più lingue, davvero molto completa, che vi spiega in maniera approfondita come andare ad installare il vostro dispositivo, e devo dire che è comunque molto ma molto semplice da installare. Se sono riuscito io, che sono un caprone su queste cose, riuscirete benissimo anche voi. Ok, poi abbiamo la nuova ventosa Click and Go. È molto comoda davvero, perché una volta che l'avete attaccata, il vostro TomTom lo attaccate e lo staccate da qui, quindi rimane dentro in maniera, diciamo, veramente solida, come potete vedere come è combinato qui sotto: ingresso micro USB e l'ingresso per un eventuale SIM. La cosa comoda è che quando voi andate a mettere l'alimentazione non la mettete nel PNA, o vabbè, chiamiamoli come volete, io sono rimasto un po' indietro, ma l'alimentazione viene messa qui, quindi è collegata alla vostra ventosa. La ventosa, se vi fidate, la potete lasciare perennemente attaccata al vostro vetro. Qui abbiamo il cavo sincronizzazione dati alimentazione. E qui lo spinottino da mettere nell'accendisigari. Devo dire che è davvero fatto in maniera ottimale. Riponiamo il tutto, andiamo a vederlo. Ci avviciniamo un po' con lo zoom, di modo che riusciamo a vederlo bene. Ok, eccoci qua. La modalità di uso è davvero molto semplice. Qui, come potete vedere, ci segnala già delle cose. Andiamo a zoomare sulla mappa. Come vedete, funziona doppio tap, pinch to zoom e quant'altro. Vi segnala eventuali lavori in corso, tutto quello che volete. Tutti i bottoncini sono interattivi. Quando andate a cliccarci sopra, vi dice che cosa c'è. Se ci sono dei lavori in corso, vi dice per quanto tempo i lavori sono previsti, qual è il tempo di attesa, se ci sono anche come si chiama? Del traffico, vi viene segnalato con una freccettina rossa. Andate a cliccarvi, vi dice per quanto è l'ingorgo, quanto lungo dovrete attendere. Ora sta cercando il GPS, qui in casa è un pochettino difficile, poi ci siamo spostati in sala, che non è proprio il punto migliore, diciamo. Comunque, quando vi aggancia il GPS, vi segnala la strada, va in funzione anche il TomTom Traffic e vi fa vedere un pochettino il tutto, vari rallentamenti e quant'altro. Come vedete, il display è molto sensibile. Per essere un PNA, devo dire che la sensibilità è molto elevata. Come vedete, anche il doppio tap e il pinch to zoom. Devo dire che
Insomma, io non sono uso, ecco, ora abbiamo agganciato, come vedete vi fa vedere i tratti dove c'è traffico, dove avevamo scelto di andare noi non ce n'è, scusate, sono andato a cliccare lì, se cliccate qui vedete lavoro in corso, circa 10 minuti di attesa, davvero molto ma molto comodo. Ok, andiamo a vedere, qui potete fare il cerca, vai a base, destinazione recenti, percorso corrente, le mie posizioni, i miei percorsi, comando vocale, cercare i posteggi, stazione di servizio, segnale autovelox, i vari servizi TomTom e tutte le varie impostazioni, ad esempio volete segnalare un autovelox o quant'altro, lo potete fare da qui tranquillamente. Ok, torniamo indietro. Qui abbiamo le varie impostazioni, potete cambiare l'aspetto, cambiare le voci, comando vocale, impostare le mappe, pianificare i percorsi, suoni di avvisi, lingua unità e le varie impostazioni di sistema. Dopodiché, se voi utilizzate Drive o comunque segnalate dei posti, potete sempre navigare verso ad esempio My Place, potete impostare il posto di lavoro, potete impostare la base che è la casa. Insomma, c'è da dire che è davvero completissimo, funziona egregiamente. E nei prossimi giorni vi farò vedere anche il test in macchina. Ora, vabbè, vediamo di organizzarci, magari cercare un percorso che abbia varie, tra virgolette, chiamiamole difficoltà. Qui siamo sull'inizio e volendo possiamo già navigare. Ora ho agganciato agganciato il GPS dentro in casa mia, in sala, e devo dire che questa è una cosa da non sottovalutare. Come vedete abbiamo il percorso anche sistemato qui di fianco, quindi man mano che ci avviciniamo ci fa vedere il tutto. Abbiamo i vari photo red, speed cams, i lavori in corso, come vedete sono segnalati da questo lato e questi così di qui sono sempre interattivi. Potete avere le informazioni, tutto quant'altro, come potete vedere la cavalcavia del ghisallo, abbiamo dei lavori in corso. Insomma, come vedete, abbiamo sempre la possibilità di interagire con tutte le nostre segnalazioni in maniera molto veloce. E devo dire che è rapidissimo, molto, molto veloce nelle funzionalità. Il touch per essere un PNA, ripeto, è molto preciso. Come vedete, qui abbiamo la nuvoletta del My Drive, il traffic. Poi potete settare la modalità notturna, potete mettere la voce, toglierla, molto 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 rapidamente. Rimettiamo la voce, oppure se vogliamo possiamo mettere ad esempio anche la modalità notturna. Se siamo di notte e ci dà fastidio la luce, possiamo mettere la modalità notturna. Come vedete, molto davvero smart. Veloce, preciso, insomma, se siete, che ne so, dei rappresentanti o comunque viaggiate molto, devo dire che un attrezzo del genere in macchina vi facilita parecchio la vita. Dai, comunque ora non dilunghiamoci oltre, trovate poi sul nostro articolo del blog tutte le varie informazioni, sono informazioni su My Drive, trovate un po' tutto nel sito TomTom. Ora volevo darvi una panoramica piuttosto veloce per così dire, e poi la cosa più importante, andremo ovviamente a testarlo su strada. E con questo concluso, un saluto da Loris, alias Battista 70 per Battista 70 Phone.